L'ex aerostylist ha parlato per la prima volta dei suoi recenti problemi di salute. Antonino Spinalbese, il compagno di Belen Rodriguez, è dimagrito parecchio nell'ultimo periodo. È stato lo stesso 26enne a farlo sapere ai suoi followers, oltre 6 kg persi. Il motivo? L'ex aerostylist, oggi fotografo in carriera, si è fatto male durante un allenamento. Dopo aver inclinato 2 costole, un mese dopo meno 6 kg, ha dichiarato Antonino Spinalbese su Instagram. Il fidanzato di Belen si è fatto male durante un allenamento troppo intenso, che l'ha costretto a stare fermo per oltre 30 giorni. Lontano da pesi e bilancieri, Antonino Spinalbese ha perso tono muscolare. Oggi il giovane sta meglio e a breve, come rivelato ai suoi fan, tornerà ad allenarsi con il suo personal trainer. L'obiettivo di Antonino è quello di ingrassare almeno 10 kg. Nel frattempo Antonino Spinalbese si dedica completamente alla figlia Luna Marie. Nata lo scorso 12 luglio, Spinalbese è un padre molto attento e premuroso, come mostrano i vari video sui social network. Quando Belen Rodriguez è impegnata col lavoro e Antonino ad occuparsi della neonata. Dopo la nascita di Luna Marie, Antonino Spinalbese è pronto a sposare la sua Belen. Quest'ultima ha ammesso in una recente intervista al settimanale Chi che il compagno le fa la proposta di matrimonio praticamente ogni giorno. È probabile, però, che la Rodriguez non abbia ancora ottenuto il divorzio dall'ex marito Stefano De Martino. I due sono stati sposati dal 2013 al 2017. Antonino, invece, non è mai convolato a nozze fino ad oggi. A una settimana dal parto della piccola Luna Marie, Belen Rodriguez ha ripreso il suo lavoro in TV. La showgirl 35enne è tornata al timone di Tussico e Vales, il fortunato programma del sabato sera di Canale 5. Durante le registrazioni, però, l'argentina ha accusato un malore. Per fortuna nulla di grave. Tanto che poi Belen è andata avanti senza ulteriori problemi. Il parto di Belen Rodriguez non è stato dei più facili, ma per fortuna la sudamericana ha avuto il sostegno e l'aiuto di un'equipe medica all'avanguardia. Belu ha scelto di partorire a Padova, dove sono diverse le eccellenze nel reparto di ginecologia e maternità.